la soddisfazione di avere un giocatore cui hai dato fiducia, che ti ha ripagato con grandi prestazioni, che... Beh, credo che sia merito soprattutto suo per le prestazioni di livello che ha fatto e per la continuità che ha avuto, quindi chiaramente poi mister Ventura già... Ma con un po' di broncino, con un po' di rammarico, perché si è giocato all'attacco per vincerla fino al 96esimo. No, io credo che le percentuali di errori oggi dal punto di vista tecnico siano state troppo alte per poi permetterci di controllare la gara come volevamo. Volevamo essere padroni del campo, volevamo schiacciare i nostri avversari nella loro metà campo, perché credo che ne abbiamo le qualità e le potenzialità e siamo riusciti. Domani sarà una partita dura o più tecnica? Vabbè, ma domani affrontiamo una squadra che è forse più in forma in campionato, che ha grande entusiasmo e che lotta per un posto in Champions. Sicuramente una gara molto difficile e impegnativa, ma anche stimolante. E io mi aspetto di vedere visti nelle ultime partite. Ho sentito praticamente tipo cosa le è piaciuto e cosa non le è piaciuto, quindi non mi ripeto. Mi ha colpito invece una frase che ha detto sull'ambiente che non aiuta la Roma. Ok, cominciamo bene. Mannaggia. Chi t'ha mandato? Dimmi chi t'ha mandato, dimmi perché vieni. Sempre. Quello vuol dire ambiente, cosa vuol dire? Vuoi ritornare a rifare la stessa manfrina, qui non si può lavorare, qui sono bisogno della lavorata di niente. Che rispetto c'è stato per la Roma, che andava fuori ogni leone palesemente per il calendario che dovevo affrontare. Palesemente. La Roma prima del Leone dovevo affrontare in 6 giorni Napoli e Lazio, quindi ha dovuto affrontare 2 derby. Completa responsabilità della Lega Italiana di Serie A, completa responsabilità. L'altra cosa che mi ha fatto arrabbiare è stata le due situazioni. Una sulla uscita di Asamoah, che si è staccato e non ha fatto la marcatura giusta in avanti. La seconda di Rugani, che avevamo uno in terra noi e abbiamo consegnato la palla a loro. In quelle situazioni lì bisogna essere, diciamo, avere un pochino più di malizia, che fa parte di una partita di calcio. E quindi sono queste le cose.